Marta, ma dove sei? Lontano. Cosa fai? Vai già via? È presto, tuo marito non è ancora rientrato, è tempo. Sì, ma ho diverse cose da fare in casa. Ancora un po'. Te ne vai sempre prima che tuo padre rientri. Ieri sera lo diceva. Non vedo più Marta. Guarda, anche questo è finito. Che amore. Appena ho finito la tovaglia d'altare per la novena dell'Assunta, mi ci metto anch'io a cuore vino. Non ho vergogna, non ho fatto ancora neanche una cuffietta. Suona, Maria. Di nuovo. Quando suoni mi sembra di essere ancora a casa mia. Con voi, come prima. Ma stai bene? Ti senti bene? Voglio dire, tutto regolare? Ma sì, benissimo. Tutto regolare. E sei contenta? Ma sì, molto contenta. Sai, i matrimoni finché non ci sono i bambini sembrano un po' vuoti. La donna si sposa per avere figli, è la sua missione. Il resto... L'avete aspettato degli anni, ma adesso per fortuna il bambino arriva. Oh sì, per fortuna. Vorrei l'illustrazione italiana. Ecco, mi rimprovero sovente di continuare questo scambio di lettere con lei, avvocato. Ma poi penso che il contenuto della nostra corrispondenza potremmo raccontarlo a chiunque. Se i pregiudizi della nostra società non vietassero a una donna di parlare ad un uomo che non sia suo marito di problemi elevati ed importanti, come avviene in altri paesi più civili e moderni. Perciò la prego, avvocato, di non crearmi dubbi e rimorsi con espressioni nascenti più dal cuore che dall'intelletto, quali io debbo ignorare perché questo nostro carteggio possa avere seguito. Buonasera, signora Marta. Buonasera. Mio marito? È in casa? No. Vai pure a preparare la cena. Vai. Leggi anche questa. Sono lettere innocenti. Leggi. Leggi. Rocco! Fuori. No! Fuori da questa casa! No! Fuori! No! Fuori! 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 Di chi è il bambino? Ma no, eh? Questo no! Il bambino!
Eccolo. Oh, Rocco. Avanti, entra. Vieni. Mettiti a tavola, Rocco. Ah, bravo, Rocco. Riprendi il tuo posto, dove era prima, apparecchiato come era prima. La zia ti ha preparato lo spezzato con le olive. Allora, che ha detto della sua bella santa figlia, nostra suocera Iala? Gliel'hai messa bene sotto il naso le sue lettere, sì? Ah, avrei voluto vedere la sua faccia. L'ha voluto farla studiare la sua bella figlia, diploma di maestra, così adesso può tenere corrispondenza anche con un avvocato come l'Albignani. Ma in quelle lettere... Non c'era niente di compromettente, vero? L'Albignani la tratta con il lei. Si lamenta di non ricevere risposta quando le parla... D'amore, quando le parla d'amore. Già, la signora non risponde alle profferte d'amore, però continua la corrispondenza. Dai. Siedi, mangia. Hai fatto quello che dovevi fare. No, mettiti il cuore in pace. Bevi un sorso di questo vino che ti rimetterà lo stomaco. Noi Pentagora con le mogli non abbiamo avuto fortuna. Ma, ricordati che te l'avevo detto, eh. Non trovi altro da dirmi. Mi viene quasi da ridere, guarda. Che vuoi tu? Mi viene quasi da ridere. Tu hai voluto fare di testa tua, hai voluto fare come me, dovevi aspettartelo. E vedi queste? Per noi Pentagora. Stemma di famiglia. Che c'è da ridere, sciocco? È un destino. Ognuno ha la sua croce. Noi Pentagora andiamo qui. Così mio nonno, così mio padre e così io. Ma non bisogna fare una tragedia. Io a vostra madre non gliela voglio, lo sapete. Le do da vivere in città. Ma voi vi permetto di andare a vedere ogni tanto. Ma la mamma, poveretta, che male ha fatto? Seppure è vero che... Ma adesso Nicolino m'hai seccato, eh? È un destino, t'ho detto. Perciò, figliolo mio, almeno tu cerca di salvarti. Voi pensate voi altri, che a me ci penso io. Ah. Buonanotte. Buonanotte. Ci pensa lui. Ecco, Rocco. Mangia, Rocco, mangia, tu, mettiti il cuore in pace. Denari ne hai quante ne vuoi, femmine ne avrai quante ne vorrai. Io me ne vado, me ne vado. E vattene! Che cosa vuoi da me? Ti prendo con le buone, stai i calci. Tu, mangia. Io non voglio mangiare. E allora digiuna. Mangerai domani. Vai a letto. Andiamo tutti a letto. E riprenditi la tua stanza. È rimasta tale e quale. Buonanotte, Rocco. Ero sicura che finivi per tornarci a casa. Non era donna per te quella. Superba perché aveva studiato. E in casa, niente. Vai a dormire, Rocco. La camera te l'ho preparata io. Rocco, sciocchezze. Dì al babbo che venga pure a casa, io me ne vado. Non fare così, Marta. Ma no, aspetta. Ma dove vuoi andare? Ma non lo so dove. Non importa. Il babbo non mi perdona, lo sai anche tu. Ha visto Rocco, ha visto le lettere. Finché ci sono io qui, lui non tornerà. Pensa che non sono più degna di stare in questa casa. Che venga pure, io me ne vado. Ma dove puoi andare nel tuo stato? È impossibile. Resta qui, Marta. Vado io alla concilia a parlarti. Ragionerà, capirà. Resta qui. Aspetta che la mamma gli parli.
che sei venuto a fare. Vattene. Vattene via subito. Non voglio vedere nessuno. Francesco, te ne supplico, lasciami parlare. Che vuoi? Chi sei? Non ho più nessuno io. Né famiglia né casa. Schifo mi fate, schifo! Ma che cosa vuoi fare qui, Francesco? Torna a casa. Quello che voglio fare non devo dirlo a te. L'hai ricevuta in casa? Te la sei baciata, accarezzata, lisciata, la tua bella figlia? E che vuoi ora da me? Che ritorni? Ti immagini che possa rimettere piede nella vostra casa svergognata? E ti pare giusto? No, ma che no? Giusto è che una figlia insudici il nome del padre, che si faccia cacciare dal marito come una sgualdrina. Come vuoi tu, sì, hai ragione come vuoi. Ma non pensi che se potessimo almeno evitare lo scandalo? Lo scandalo? Ma se Rocco è venuto qua, mi ha mostrato le lettere. Lo so, Francesco, appunto, tu le hai viste quelle lettere. C'è la prova, dice Marta. Che è innocente, vero? Innocente. Marta, sì, sarà colpevole, ma di una leggerezza, non di altro. Ah, questo l'ho detto anch'io a quell'imbecille. Ah, ecco, lo vedi. Ma quando mi ha chiesto se al posto suo avrei perdonato, ebbene no. Perché io ti avrei uccisa. Senza colpa. Senza colpa tenere corrispondenza con un uomo di nascosto dal marito. E qua, e qua! Rossore non ne hai? Non arrischiarti a scusarla. Non scuso, Marta. Accuso me, va bene? Me, me. Perché io non avrei dovuto lasciarlo fare, questo matrimonio. Allora accusi anche me. Quante volte l'hai detto anche tu? Non te ne hai ripentito? Rocco non era l'uomo per lei. Era meglio aspettare ancora. Cosa importava che Marta non fosse più giovanissima? Poteva aspettare ancora. Ci siamo preoccupati di quello che diceva la gente. Si sposa, non si sposa, cosa ci sarà sotto. Le passeranno i grilli quando si sarà sposata, dicevi tu. E anche io, sì, sì. Anche io. Non dovevo farla studiare. Questo è stato l'errore. Diploma di maestra. S'era messa in testa chissà che. In cucina dovevo allevarla. Il guaio di Marta è che si è trovata in mezzo a gente che non l'ha capita. Rocco, la strega della zia, il padre infame. E tu? Tu non sei meglio di loro. Tu devi credere a Marta, altro che pensare che abbia insudiciato il tuo nome. Garibaldi. Il tuo Garibaldi con cui hai combattuto e rischiato la vita non si sarebbe comportato così. Sarebbe andato in piazza, testa alta, e avrebbe difeso l'onore di sua figlia. Io sono soltanto Francesco Ayala. E mi sento vecchio e stanco. Vedrai, Francesco, prima o poi la luce si farà. Oh, figlio, vedrai. Prendi. Perché? Io qui dove ho lavorato tutta la vita, io qui non ci tornerò più. Mai più. Non mi vedranno più. Ma Francesco, è la conceria. Che è andata tutto in malora, non me ne importa niente. Qualcuno ci pensa. Chiama chi vuole. Chiama quel tuo nipote, Paolo Sistri. Voleva sposare Marta, che se la figli. La conceria, tanto ormai Marta può essere di tutti. Io qui non ci tornerò più, né qui né altrove, mai più. Sì, Francesco, come vuoi, ma vieni adesso, vieni a casa. Dai avanti, dai. Che tua figlia stia dove vuole, nascondila dove vuoi, ma che non la veda sulla mia strada. Sì, Francesco. Che non osi farsi vedere. Come vuoi. Come vuoi. Dov'è Marta? In camera. Non stare lì, Marta. Vai dentro. Sta arrivando. Torna. Sì, è qua. Entrate. Non vuole nemmeno vedermi. Ma zitto, zitto. Per
carità, vai! Non sono una pestata. Vai, ubbidisci. Resta lì. Io di qui non uscirò che morto. Queste? Una, due, tre, quattro, cinque. 14. Ce ne sono 14. Si scrivevano da quasi 3 mesi. E come facevano? Che ne so. Teresa mi ha avvertito che c'era qualcosa, allora io ho cercato, ho frugato. Erano lì nel cassetto del suo comò. Questa è l'ultima. Ce l'aveva quando era incasata. E tu non ti eri mai accorto di nulla? Eh? Lei con te in questi mesi? No, niente, mai, mai. Come al solito, niente. Ti scrivo da 3 mesi. Sono già 3 mesi e per la prima volta oso darti del... Maledetto. Hai visto, in cima alla lettera c'è il suo motto. Nil, mi, con. Ah, sì, sì, c'è su tutte. Che cialtrone. Come dice Nil? Che diavolo vuol dire? Non lo so. Come non lo sai? L'hai studiato sì o no il latino? Sì, ma questo è un motto. Forse vuol dire io non so nulla. O anche il contrario. Niente di imprevisto mi può capitare. E adesso cosa farai? Un duello. Un duello tu? Sì, un duello. L'ho schiaffeggiato. Un duello con Alvignani. Ma ti infilza al primo colpo. Ma che ti pare che posso restare così davanti al paese? E che altro posso fare per difendere il mio onore? Ma lascia stare il paese, vuoi farti uccidere? E che ci faccio io qui? Ricomincio a vivere come se non mi fossi mai sposato, senza mia moglie, senza la mia casa. Signori, saluto. A voi. Dottore, presto, la carta. Lo scontro è terminato. Se i signori vogliono riconciliarsi. No, no. Signor Pentagora, parto oggi stesso. Me ne vado. Ma prima di partire le giuro sul mio onore che sua moglie è innocente. La 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 la
andiamo. Questa sarebbe la cosa, come si chiama? La macina che schiaccia, eh? Sì, le bucce di mortella o anche di sommacco, appunto. Ma è un sistema molto, come si dice, molto antiquato di concia. Scusa Paolo, ma io in conceria ci sono stato solo 2 o 3 volte e non sono pratica. Appunto, volevo dire che adesso sarebbe meglio una concia moderna, alla francese. Alla francese? E che cos'è? Con la polvere del leccio, col sughero e anche del cosola, come si chiama? Del cerro, appunto, mi capisci? Al posto della vallonea spenta nell'acqua della cosa, della mortella. Ma perché si dovrebbe cambiare? Gesù, si cambia. Prima si usava... Aspetta, che cosa si usava? Ecco, si usava l'acqua cotta e poi si è cambiato. Adesso si usa l'acqua pura. Bisogna tenersi informati, leggere. Se uno di questi giorni, domani, dopodomani, tu venissi con me alla conceria, potrei illustrare. Non è a me che devi illustrare, Paolo, te l'ho già detto. Spiegalo alla mamma o al babbo, se vuole sentire. Tieni, questi gli piacciono. Per carità, Paolo, non facciamo novità. La nostra conceria è andata sempre bene così. Cosa vuoi che ne capisca io? Parlane con Francesco, ma sii prudente, ecco, soprattutto sii prudente. Chi è? Sono io, Maria. Entra. Richiudi subito. Non hai ancora mangiato niente? Ti senti male? Non mi sento nulla. Allora mangia qualcosa. Mangia questo. Intanto il brodo te lo riscaldo. O vuoi qualche altra cosa? No. Paolo Sittri, di là? Sì, pranza con noi. Dopo voleva parlarti. Non voglio vedere nessuno. Voleva parlarti della conceria. Lui fa quello che può, ma se tu non lo guidi, non so se ce la farà. Non me ne importa niente. E noi, papà? Vai, vai. Sempre più difficile cavare dei soldi ai contadini. Non ce la fanno più a pagare. Ah, sempre le solite lamentele. No, questa volta fanno sul serio. Si stanno organizzando per ottenere delle riforme. Ci penserà il governo a tenerli buoni, coi fucili. Quelli si faranno anche ammazzare, tanto morire di fame o di piombo. Che esagerazione.
Io lo so cos'è che ti fa vedere tutto nero. Ti brucia ancora per Marta, eh? E allora che cosa aspetti? Vattene via da questo sporco paese, tieni questi soldi. Ne aggiungo anche degli altri. Fai un viaggio, vai in città, prenditi le donne che vuoi e vedrai che dopo ragionerai meglio. Nel secondo mistero si contempla la Vergine Maria Santissima, Santa Elisabetta. Ave Maria, grazie plena, Domine con te, Santa Mulieribus, et benedictus fructus ventris tuus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Babbo, voglio parlarti, voglio vederti. Apri. Babbo. Cos'hai da piangere? Lo sai? Che vuoi farci? Ha lavorato tutta la vita. Forse adesso gli fa piacere riposarsi. Basta. Come può essere così col babbo? Ma non capisci. Comportandosi così il babbo mi condanna davanti a tutto il paese. Peggio di mio marito. È lui che mi copre d'infamia, senza rimedio. E sente mia colpa. Io ho detto tutta la verità. Lui lo sa che io non ho fatto niente. Speravo. Speravo tanto. No, niente. Fermo nei suoi vecchi pregiudizi, nella sua testarda mentalità. Calmati. Calmati, Marta. Sentimi, Maria. Ma davvero, tu non ti senti in colpa? Scusami. Io non credo, io so che non c'è stato niente. Ma quelle lettere, Marta, tu le hai scritte. E le sue le hai ricevute. Come hai potuto? Non lo so. Io non lo so più.
Come fa una donna onesta così, senza accorgersi? Senza intuirne il pericolo? Come fa ad essere presa in un intrigo così rovinoso? Sarà che tutti abbiamo dei momenti strani, come dei lampi di follia. E tu non sai quante imprudenze ha fatto lui, Alvignani. Per settimane, cenni, saluti, era sempre alla finestra. Mi incuriosiva vedere un uomo della sua importanza comportarsi come un ragazzino, per me. Mi incuriosiva, ma col passare dei giorni era diventata un'ossessione. Senza volerlo, quasi per forza, finivo sempre per guardare verso quella finestra. Che cosa dovevo fare perché la smettesse? Compromettere nostro padre? O mio marito? Venivo qui. Stavo qui ore ed ore. Speravo che così avrebbe finito per smettere. Invece un giorno... Potevo lasciare in mezzo alla strada una lettera col mio nome. Sì, il mio torto è stato quello di non strapparla. Anzi, di rispondere. Era una lettera dove non si parlava che di sentimenti astratti, di problemi civili, i rapporti tra uomo e donna nella società. Anche io gli ho risposto così. Mi applicavo a quelle lettere come a un componimento scolastico. Curavo la forma, sceglievo le frasi. Ero orgogliosa di quel rapporto intellettuale. Era intendersi con qualcuno, finalmente. Un uomo intelligente, che capiva. E quando ho cominciato a parlare d'altro, sì, d'amore, io non l'ho preso sul serio. E poi sì, anche una donna onesta, quando si sente ammirata, può avere un momento di turbamento, di compiacimento, ma questo non è peccato. Io non ho tradito mio marito. E non l'ho fatto, Maria, ti giuro, per rispetto verso di lui, ma per me stessa. Ma era tuo dovere non tradirlo. Rocco era tuo marito, ti voleva bene. E tu? Perché allora lo avevi sposato? Perché anch'io gli volevo bene. Perché mi sembrava buono, affezionato. Un po' diverso dagli altri uomini che conoscevo, tutti carichi di orgoglio maschile, di cieca autorità. Diverso. L'ha dimostrato. Mi ha cacciato di casa come una squadrina. Ha reso irreparabile lo scandalo con quello stupido duello. Ha rovinato due famiglie. E adesso, qui nel ventre ho un figlio suo che cresce. Possibile che tutto debba finire così? Prima viene il principe, a cui appartiene il feudo, poi i fittavoli come mio padre, e da ultimo i contadini, a cui i fittavoli cedono la terra a mezzadria in piccoli lotti. I fittavoli vivono in paese da signori, sfruttando anche con l'usura quei disgraziati dei mezzadri, che dopo aver faticato tutto l'anno come bestie, restano a mani vuote. E tu cosa fai? Riscuoto i soldi per conto di mio padre. E la borsa chi la tiene? Ah, mio padre. Ma quando si tratta di donne, allenta i cordoni, purché non sia la moglie. E vuoi tenerla qui in casa? Ma sei matto? Ah, Nicolino, non mi seccare, eh? Se non ti va padronissimo, da me non ci venire più. Io in casa con voi non ci voglio stare. E qui da solo, figurati. Mi sono permessa di guardare nell'armadio. Questo vestito è proprio bello. Sembra fatto apposta per me. Mettilo, mettilo. Davvero? Posso? Ma sì, prendilo, è tuo. Metti tutto quello che vuoi. Grazie. Grazie. La verità è un'altra. E cioè? Parla, parla. Ma lo sai benissimo. Tu l'hai fatto per vendicarti e basta. Papà sarà molto fiero di te. Addio, Nicolino.
Date la vostra fiducia a chi la merita! Votate per l'illustre avvocato Gregorio Alvignani! Ehi, ma che fate? Disgraziati! Se vi prendo! Bene. Che succede? Cittadini! L'avvocato Gregorio Alvignani! Niente, è il banditore del comune. Siamo alle elezioni, signora. Tra circa un mese, elezioni politiche generali. E i candidati cercano i clienti, si capisce? Fortunate voi altre donne che non dovete votare. Non avete almeno l'imbarazzo della scelta. Qui poi, nei piccoli centri, con chi stai? Se voti per l'avvocato Alvignani, ti metti contro i suoi avversari. E nella nostra professione bisogna essere in buona armonia con tutti. Mi capisce, signora? Vuol dire che sceglierò il vincente. E il vincente qui lo sanno tutti chi è. Alvignani, candidato governativo. L'uomo di Giolitto. Allora, dottore? Ah, tutto bene, signora. Non c'è da preoccuparsi. Dunque, supernutrizione completa, come la dieta prescritta. Mi raccomando, riposo assoluto. Vita tranquilla, niente emozioni e 3 volte al giorno un cucchiaio di elisir. Buongiorno, Marta. Buongiorno. Prego, dottore. Marta, è di là. Sì, perché? Perché sarebbe meglio di no. Vorrei parlare con la zia Agata, si tratta di Rocco. Vieni, vieni. Mamma, sì? Si tratta di Rocco. Rocco? Cosa ha fatto? Dunque, era partito per un coso, per un viaggio. Sì, lo so, e poi? È tornato. Ecco mezzogiorno, accidenti. Oddio, ma che cosa stai dicendo, Paolo? È mezzogiorno, e poi? Rocco è tornato, ma non è solo. Ha portato con sé una donna, ecco. Una donna? In casa? Ma tieni in casa? Ecco, in casa, appunto. E anche fuori. Ha comprato una carrozza e la porta in carrozza, in giro, davanti a tutti. Al passeggio, appunto, di mezzogiorno. Con indosso gli abiti, i cosi, i vestiti di lei, di Marta. I vestiti di Marta. Oh. Ecco. Ecco chi è l'uomo che si è preso il diritto di condannarmi. Infame. Infame! Zitta, Marta, per carità, tuo padre ti può sentire. Ma io voglio che mi senta. No. Deve sentirmi, no. Deve saperlo. No. Vai a dirglielo. No. Vai a dirglielo perché mi ha ripudiato, sei sepolto vivo. Dio mio, che vergogna. Che vergogna. Rocco mi ha detto che passerà anche qui, proprio qui sotto. Forse sta arrivando. Eccolo, eccolo. Va via, va via, stanotte, torna in consiglia. Lascialo aperte le finestre.
Non fare scandali, Marta. No, mamma, non sta tranquilla. Vieni, siediti qua tu. E tu, Maria, suona. Suona. Ecco, vieni, intanto fai questo. Suona, hai capito? Smettila, hai capito? Smettila! Smettetela tutti! Volete farmi impazzire con questa tragedia che mi recitate intorno tutti i giorni? Ditelo, ditelo una buona volta. Sono una donnaccia, una donna perduta come quella là. Ditelo! Zitta, Marta, sei pazza! Sì, sono pazza! Marta! Sto male. Tranquilla, non è niente, vedrai che non è niente. Non dovevi agitarti così. Riposati. Ecco, Marta. Proteggono queste immagini benedette. Vedrai, presto passerà. Stai tranquilla. Ti proteggono loro. Ave Maria, grazie prima. Tienili sotto il cuscino tutta la notte. Vedrai. Maria. Non sono superstizioni. Ti ricordi quando la mamma è stata tanto male? Eravamo qui, tu e io, a pregare per lei. E avevamo tanta paura. E anche tu hai visto l'ecce uomo che piegava la testa. Te lo ricordi, l'hai visto anche tu. C'era perso. No. No, tu allora eri sicura come me di averlo proprio visto. Infatti, la mamma è guarita. Tu non hai abbastanza fede, Marta. Dovresti pregare di più. Avresti più forza, più fiducia. Il babbo non sarà sempre così. Quando il bambino sarà nato, pensi che non vorrà vederlo. Ma certo. E poi, quando camminerà per casa, andrà a battere la sua porta e gli dirà: aprimi, nonno. Credi che non gli aprirà? Su, adesso dormi, figlia mia. Buonanotte.
Versi il sangue. Che cos'è? Mamma! Oh, stai ferma, mamma, ti prego. Stai calma. Maria, subito, corri dal dottore. E tu, Francesca, vai a chiamare la levatrice. Ma non ci deve essere con me. Ma scorrite, su, avanti, spicciatevi. Stai calma, ti prego. Vedrai che tutto andrà bene. Il dottore e la levatrice saranno qui subito. Io adesso vado a mettere dell'acqua a bollire. Ma tu, mi raccomando, stai calma, eh? Calma. Babbo, babbo, aprimi, aprimi, devo vederti. Babbo, babbo, è importante, devo parlarti, babbo, aprimi. Babbo, muoio, muoio, voglio vederti. Dottore, il bambino si presenta male. Thank you.
interessi peraltro frustrati da un menage coniugale piuttosto opaco. Le lettere che segretamente vengono scambiate sono innocenti. Marta si oppone subito a una profferta d'amore e scrive esclusivamente di argomenti culturali e sociali. La condizione della donna nella società è il suo tema preferito. Ma il marito, quando scopre le lettere, non ha dubbi. Si tratta di adulterio. Tieni, leggi anche questa. Sono lettere innocenti. Leggi, leggi. Rocco, no! Fuori da questa casa! Rocco! Fuori! 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 Rocco, no! Fuori! 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 Di chi è il bambino? Ma no, questo no! Il bambino è un infame! Scacciata dal marito di cui è incinta, Marta ripara in casa dei genitori, ma anche qui si scontra con una vecchia mentalità. Il padre si sente così bollato dalla vergogna che decide di abbandonare la conduzione della conceria e di chiudersi in casa per sfuggire allo scherno e al disprezzo della gente. Tu resta lì. Io di qui non uscirò che morto. Ma non Marta, che è incinta del marito, trascorre le sue giornate con la taciturna compagnia della madre e della sorella. Soffre perché il padre continua a ritenerla colpevole e non la vuole neanche vedere. Ella non piange, non si dispera. Oppone la propria fierezza alla sua condizione di esclusa, di emarginata. Speravo tanto. No, vieni. Dopo un viaggio, il marito ricompare in paese. Ha portato con sé una prostituta e la mostra in giro, in carrozza, dopo averle fatto indossare un vestito di Marta. Si ferma perfino davanti alla casa dove sta la moglie. Per Marta è un trauma che ha conseguenze sulla gravidanza. Ma non deve essere con me! Ma scorrite su, avanti, spicciatevi! Stai calma, ti prego! Il vecchio Francesco Ayala, pur confinato nella sua assurda clausura, viene raggiunto dall'urto degli avvenimenti e soccombe. Annaffia, annaffia. Tanto prima o poi dovrete lasciarla quella casa. Alvignani, deputato, quel cialtrone. Adesso che l'hanno eletto verrà qui in trionfo. No, correrà subito a Roma. Intanto la sua cricca giulittiana si è precipitata a rendergli omaggio nella sua villa in città. Il cavaliere Braganze, l'ispettore Torchiara, il dottor Previtera e anche il tuo amico, il professor Blandino. Presto, presto!
Evviva! Evviva! Grazie, grazie. Carissimi, io sono commosso, veramente commosso. Potevi pensare che avremmo lasciato partire per Roma il nostro deputato senza portargli l'omaggio della nostra e tua piccola città? Eh no, signor mio, eh no. Piccola ma fedelissima, onorevole. Tramite mio, abbia gli auguri del Consiglio Comunale. Signori, io voglio pensare che la mia elezione non sia dovuta a un fatto personale. Io non sono nulla, ma piuttosto al consenso popolare per le idee che rappresento. Ma che... Alvignani, non facciamo della retorica. Cosa vuoi che ne sappiano gli elettori delle tue idee? Anzi, chissà quanti avrebbero votato contro di te se si fossero resi conto che tu non stai col loro idolo, Crispi il Garibaldino, l'eroe del Risorgimento. Ma via, Brandino, cosa dici? Lo conosci, il solito originale. No, può darsi che abbia ragione, caro Tartiere. Non mi faccio troppe illusioni. Crispi è ancora molto popolare, lo so. E Giolitti è ancora uno sconosciuto per la maggioranza degli elettori. Io ho votato per lei e per Giolitti, ma diciamolo francamente, Crispi sa toccare il cuore degli italiani. Lo accusano di essere un megalomane e lui, là, una botta diritta. L'Italia è stata fatta dai megalomani. Onorevole, questo è parlare. Gli italiani, caro Breganze, sono molto sensibili alla retorica, però dovrebbero rendersi conto di quello che cova sotto la retorica. Crispi minacciava una rovinosa impresa africana, lo sappiamo tutti. E non sarebbe rifuggito da una forma dittatoriale. Dittatura. Sappiamo bene con quali sistemi Giolitti ha preparato la sua vittoria elettorale. Denaro, rimozione di prefetti. Intendiamoci, ha fatto benissimo e noi ce ne siamo avvantaggiati, però... Ma Giolitti non è mica solo. Dietro di lui c'è tutta la sinistra liberale e progressista. Questa è la grande novità. Taglio alle spese militari, allargamento del suffragio elettorale, assicurazioni sociali. E posso anche anticiparvi quello che sarà l'indirizzo del discorso della corona. Pieno appoggio a questa politica. Vedrete, forse si apre davvero un periodo di grande speranza. Onorevole, si fa tardi, dobbiamo andare. È il tempo per arrivare alla stazione. Ah, sì, subito. Carissimi. Grazie. Ancora omaggi. Grazie di tutto. E auguri. E non ti dimenticare di noi. Non mi dimenticherò. Ossequi, onorevole. Ossequi. Buon viaggio, onorevole. Dottor, vi inviterà? Sì. Come sta? Si è salvata. Ora è in convalescenza. Oh, bene. Bene. Grazie di tutto. Di niente. Di nuovo buon viaggio. Grazie. Il peggio è passato. Ti riprenderai presto, vedrai. Ma come volete che possa venire in chiesa domenica? Ma sì, ti ci condurremo noi. La chiesa è qui, a due passi. Ci sono ancora 3 giorni. Domenica camminerai benissimo, vedrai. Non vuoi mica mancare al voto. Ai voti non si deve mancare. Sei tu che l'hai fatto il voto, Maria. Non io. Ma l'ho fatto per te. Sei tu che ti sei salvata. No, non voglio venire. Non vengo. Non vuoi? Ma cosa dici? Devo essere grata, vero, per giunta, della grazia che ho ricevuto guarendo. Aspetta, ti faccio vedere. È facile morire, Marta. Ma se sei rimasta in vita, non ti sembra un segno che Dio ti vuole in vita per qualche cosa? Ecco, guarda, Marta, guarda, è una tovaglia d'altare. L'ho ricamata bene, ti piace? È bella, vero? E non vuoi venire a portarla? La tua sarà la più bella offerta ai santi patroni. Ecco, cominciano le funzioni del credo. Ma vai in chiesa, Maria. Vai, ma perché non ci vai? No, ci andremo insieme domenica. Ora voglio stare qui con voi. Con te e la mamma. Possiamo recitare le litanie mentre le recitano in chiesa. Vuoi, Marta? Chiedi lei.
Spirito Santo Dei, miserere noi. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Mater, ora pro nobis. Mater, ora pro nobis. Mater, ora pro nobis. Ora pro nobis. Mater, isolata, ora pro nobis. Mater, ora pro nobis. E se volete mandarmi in galera, avvocato, mandatemi in galera, ma io quello che ho detto, ma che ho detto? Corvi, sì signore, una banda di corvi, sì signore. Questa è materia di denuncia penale. E io vi denuncio. Vi denuncio e vi faccio fallire. Sì signore, corvi, corvi. Adesso che il povero Ayala è morto, saltano fuori con i loro crediti. Perché non prima, quando il povero Ayala era vivo? E queste? Queste sono forniture che voi, caro Sistri, avete ordinato, non il povero Ayala. Voi. E non le avete pagate. Insolute. Corvi anche queste? E queste? Merce scadente che vi è stata restituita. Rifiutata. Volete capirla, sì o no, che siete stato fallimentare? Così voi mettete... Dove le mettete, Gesù? Che cosa? La vedova e le figlie. Sull'astrico le mettete. Bravo, avvocato. Bella azione. Ma questa conceria, com'è che è sempre stata, eh? Dico, in attivo è sempre stata. E per un momento di difficoltà, ecco, di difficoltà voi ci cosate, ci strozzate. Io non strozzo nessuno. Queste cose andate a raccontarle a chi vi pare, ma non a me. La conceria è passiva da un pezzo. Da quando il povero Ayala ha smesso di occuparsene, tanto per dire tutta la verità. E tutti hanno avuto pazienza. E pazienza. Ma adesso basta. Io ho detto le condizioni e quelle sono. Vi ho dato un termine per pagare e il termine è quello. Regolatevi. È inutile continuare a discutere con voi. Riverisco. Cora. Buongiorno. Ah, sì, venite, accomodatevi. No, è meglio di no. Ma perché, vi ripugna entrare in casa mia? No, per carità. Vedete che c'è qui la cosa, la carrozza che mi aspetta, il treno. Io, per me, figuratevi, io per me sono in piedi prima dei galli, mi spiego? Sempre. Mi sono sempre alzato prima dei galli, tutte le mattine e la sera lì, sui conti, fino a tardi, mezzanotte, l'una, ma niente. Non è servito a niente. Ma insomma, ecco, io parto, ecco, vado via. Partite? Perché? Ma che è successo, Sistri? Mi volete spiegare che non riesco a capire niente? No, insomma, la conceria, mi spiego? Parto, vado via. E allora? E allora, Gesù, e in fondo, sempre suo marito siete, no? E non vorrete vederla sul coso, sull'astrico, lei, la madre, la sorella. E lei, Marta? Che si regge appena in piedi. Domani chiuso, domani non apre. La conceria non apre. Non apre, non apre. Siamo al fallimento. Sì, signore. E io non posso, ecco, non posso assolutamente. Dio sa quello che ho fatto, Dio lo sa, ma... Insomma, ecco, prendetela, compratela, non so, fate voi. Io vado via. Ma è impossibile, sì, lo capite, è impossibile. No, io non posso assolutamente. Vado via. Andiamo. Ma loro lo sanno che... No. Chiudi, t'ho detto. Ma perché? Chiudi tutto. Persiane, scusa.
Guardate, tutto. Ma che cos'hai, eh? Talmente bello. Che cos'hai? Non voglio vedere niente, non voglio sentire niente. La festa dei santi non è per noi. Per tutti, ma non per noi. E allora tutti questi giorni staremo chiusi in casa, senza vedere niente della festa. E che ci andiamo a fare noi alla festa? Che ci vado a fare io in chiesa, che non posso neanche prendere la soluzione? No, noi qui dobbiamo stare, a letto, come bestie. Mio padre in chiesa starà al banco dei festaioli. E io? Io nascosto dietro una colonna, come un lebbroso. Per colpa mia? Sì, per colpa tua. Lo sai che ti dico? Che ne ho abbastanza. Ho abbastanza dei tuoi rimorsi. E la moglie, il bambino morto che era tuo, ma forse no. Ma probabilmente... Non nominarlo tu! E vai a confessarti, se tiro via, non sono il tuo confessore. E poi ne ho abbastanza, e adesso... Mi vesto, vado in giro, vado a divertirmi come tutti gli altri. No, tu ti vesti, ti fai la valigia e te ne vai. Ecco che cosa fai tu, perché sono io che ne ho abbastanza. E subito te ne vai, questa sera stessa te ne vai, subito! E mi butti fuori così? Capirai, ho buttato fuori mia moglie. Figurati se non butto fuori una puttana come te. Ah sì, me ne vado, me ne vado. Mi dai quello che mi devi, mi prendo la mia roba e me ne vado. No, che fai, che prendi? Quelli no, lascia stare. Sono miei anche questi, me li devi regalati. Ma sì, che me ne importa, tienteli. Anzi, riportali a tua moglie, vai. Corri! Mamma, sì? È ora di andare. Eccomi. Dov'è Marta? Marta? Ah, sei qui. Ecco il vino. Come stai bene? Andiamo. Sono pallida come una morta. Lasciatemi a casa, andate voi. Io sono ancora così debole. Ma no, ci siamo noi. E questi li porta la mamma fino alla chiesa. Te li dà al momento dell'offerta. Su, vieni, appoggia il tuo braccio. Francesco, aiutaci tu. Grazia ricevuta. Come pallida, ma ancora più bella. Io non l'avevo più vista da allora. Nemmeno io.
Vai. Per grazia ricevuta. No. È un'offerta non degna. Fame. Basta, Rocco, non fare scandali. Vieni via. Vieni via. Vigliaccheria! Ecco che è stata! Una vigliaccheria! Uno scandalo. Tutto il paese ne parla. È bravo. È bravo anche tu. Bravi i miei figlioli, sentimenti nobili, generosi. Teneteveli bene stretti che fanno rami. L'ho cacciata di casa. L'è morto il padre, l'è morto il bambino. È stata per morire anche lei. Non ti bastava? Un'infamia è stata. Te l'hai ammazzati tu, il padre e il bambino? Ma che vuoi? Non hai avuto nemmeno il coraggio di tenerti l'amante. Animella squinternata. Ma che vuoi? T'ho pagato l'amante, t'ho pagato i cavalli, la carrozza, i debiti di gioco. 2000 lire in una sola notte sei stato capace di perdere. E io ho pagato senza battere ciglio. Che vuoi? Ma che c'entra questo? È l'affronto che l'hai fatto davanti a tutti che è un'infamia. Ma perché insultarla ancora? Ti brucia, eh? Strilla, strilla. Mi sei tornato a casa nero come un funerale. Questo no, quello no. E io t'ho bollato a fuoco. Questo ci voleva per farti reagire. Strilla, strilla. Poi ti accorgerai che l'ho fatto per il tuo bene. No, babbo, no. È stata veramente un'infamia. No. Tu non l'hai fatto per il mio bene. Lo sai perché l'hai fatto? Lo sai perché? Per vendicarti ancora di tua moglie, di nostra madre che hai cacciato. E ti sei vendicato di lei su Marta, vigliacco! Basta, Rocco. Basta! Io non, queste cose non le voglio più vedere. Anche i miei figli mi odiano. Io non posso farci niente. Noi Pentagono alla sorte si è divertita a bollarci col marchio delle corna. E non c'è scampo. Siamo esposti all'odio o al dileggio. Meglio l'odio. Per fortuna sono ricco. Quindi forte. E la gente mi rispetta. E allora se sei ricco dammi degli altri soldi. Che vuoi farne? Che vuoi farne? Loro sono in miseria. Paolo Sizzi è scappato. La conceria è in fallimento. Lo so. Lo sai? Lo so, da un pezzo. I maggiori crediti sono in mano mia. In mano tua. Rocco, ascoltami bene, tu sei pazzo, ma io no. Denari li hai sperperati abbastanza. Vuoi fare anche la carità adesso per loro? Sistri, mi ha affidato tutto, qualcosa bisogna pur fare. La carità non è affare mio. No, io aspetto che la legge segua il suo corso, allora sarà tutto mio. La conceria, la casa, tutto. Vendetta completa, capisci? Completa. Thank you.
Mamma. Sì? C'è un certo Don Ziro, l'usciere, se ho ben capito. Sta salendo. Cosa vuole? Non lo so. La casa di Francesco Ayala? Sì. Don Ziro, signora onoratissimo, sono, diciamo, spiacente, ma la giustizia comanda. Noi portiamo il gamellino. Precetto, signora, ordinanza del pretore, esecutiva, questi sono i testimoni per il pignoramento. Il pignoramento? I mobili? Oggi? Ma come? L'avvocato ci aveva detto. Tante cose dicono gli avvocati, signora mia, ma non si affanni, procedere a un pignoramento non è grave, è soltanto una formalità. Io adesso faccio un piccolo inventario con la stima, ma i mobili, si capisce, non li portiamo mica via adesso, ci mancherebbe altro. I mobili resteranno qua. Per ora, e ci sono ancora 3 mesi. 3 mesi per che cosa? Per il rilascio della casa, in 3 mesi c'è tempo, tempo. Ma come, fra 3 mesi dovremmo farci prendere i mobili, la casa, e noi? Mamma, è inutile discutere, loro fanno il loro dovere. Con dolore, creda, con dolore. Da dove dobbiamo incominciare? Venite con me. Entrate pure. Ecco, questo è il salotto. Potete cominciare. Mamma, tu hai da fare. Maria, vai di là con la mamma. Ci sto io qua. Tu siediti qui e preparati a scrivere. Dunque, dunque. Che bel salotto. Da che mobile dovrei incominciare? Marta. Ma andate, sì, andate. Siamo dolenti, creda. Che lavoro è il nostro. Sono discorsi inutili. Sbrigatevi. Piano forte, mezza coda, lire 20. Orologio a muro, lire 5. Serva in stile rustico, lire 10. Console con piano di marmo, lire 7. Saluti, Steffi. Oh, il mio cappello per Diana. Dimenticavo il mio cappello. Prova di non dimenticare la testa, ho fatto l'altro. Ma tu saresti capace di non accorgertene di più. Già, come quel famoso cavaliere che gli avevano tagliato la testa e non se n'era accorto. Andava combattendo ed era morto. L'ispettore Torchiara? Sono io, a sua disposizione. Sono Marta Ayala, vorrei conferire con lei. Prego, signora, si accomodi. Signora, permette. Professor Luca Blandino, insegno filosofia al liceo. Onoratissimo. Conoscevo suo padre. Conosco Rocco. So tutto di voi, ma non per questo mi sono mai permesso di giudicare. Ah no, questo no. Cara signora, quanto è vero che il rapporto fra società e individuo è assai difficile. Come giudica la gente? Come giudica? Secondo un codice convenzionale che si riferisce sempre a obblighi e doveri, e cioè senza tenere conto della natura intrinseca dell'individuo. Certo, certo. Sovente la morale comune è nemica della giustizia. Beh, segui, signora, caro Torchiara. Signora, s'accomodi. Sì, gran galantuomo suo padre. Veramente gran galantuomo.
In che cosa posso servirla? Mi dica. Voglio concorrere per un posto di supplenza. Ecco, questo è il diploma. E questa è la domanda. Complimenti, signora, complimenti. Voti, direi, eccezionali. Un diploma veramente ammirevole. E quindi direi domanda con i migliori titoli. Benché questo diploma risalga... Ah, sì, a diversi anni fa. Ma da tempo ho ripreso gli studi, mi sento preparata. Brava, signora, brava. Voluntas omnia vincit. Tuttavia, signora cara, gli studi sono una cosa... E la carriera dell'insegnamento è tutta un'altra, carriera difficile, difficilissima, l'insegnamento in sé e per tutta la trafila pratica dei gradi, delle precedenze, dei rapporti con i colleghi e gli allievi, ecco, soprattutto con gli allievi. La pratica è la gran nemica della teoria, signora cara. Lei ci ha ben riflettuto. Signor ispettore, è stato aperto un concorso per un posto di supplente. E se i miei titoli me ne danno diritto? Il diritto, certo. Il diritto mi sembra, ecco, indiscutibile. Cercavo di farle capire, signora, che non è questo il punto. Io mi riferisco alle ostilità, alle possibili, diciamo, proteste che questa nomina potrebbe provocare, mettendo lei, e anche me, in serie difficoltà. Sì, ho capito perfettamente. Ecco, ecco. Lei dunque è ben decisa a insistere in questa domanda? Devo, signor ispettore. Non ho scelta. Se mi sono decisa a servirmi di questo diploma è per necessità. Oltre a me devo pensare anche a mia madre e a mia sorella. Come conta di ottenerlo quel posto? E come conta di ottenerlo, secondo te? Lo sa che cosa dice la gente? Non io, guardi, la gente. Che l'ispettore scolastico Torchiara è grande amico di Albignani. E che Albignani si è mosso perché... perché quella corrispondenza continua. Ah, certo, si sa. Oggi i posti si ottengono soltanto così. Shock, Marta, allora, che non l'ha fatto, perché tu sai benissimo che non l'ha fatto. A che cosa l'hai giovato? Chi ci crede? E anche tu ne parli ancora, tu che sai bene che è innocente. No, no, signora, non parliamo di questo. Io non volevo parlare del passato. Io poi non ci credo a quelle voci, no, no. Ma è pur sempre stata mia moglie. E io non voglio che la gente sparli ancora. La maestra, mia moglie. Per quella sua maledetta smania di comparire. E allora? Cosa dovremmo fare? Dovremmo morire di fame, tutte e tre, per fare piacere a te e al paese? Smania di comparire. Lei che ha subito l'offesa e gli oltraggi più ingiusti. Adesso vede sua madre e sua sorella ridotte così. Per colpe che sa di non avere. Vergognati, Rocco. Vergognati. Senta, signora, ecco, io volevo appunto dirle... Io ero venuto per dirle un'altra cosa. Mi ascolti. Le dica che rinunzi all'idea di fare la maestra. Che non dia più motivo alla gente di sparlare. E provvederò io a tutto. Sì, sì, a tutto. Senza farlo sapere a nessuno, neanche a mio padre. A nessuno. Ma perché dici questo? A Rocco, forse tu... Ah, no! Non per amore, no. Per il decoro suo e mio lo faccio. Glielo dica, eh. Non per amore. Per decoro. E allora? Che cosa vuole? Vorrebbe che... Sai che vuole? È inutile che tu me lo dica, lo so. Ho provato a alzare la testa. E lui? Giù. Vorrebbe farmela riabbassare. Giù, giù, nel fango in cui mi ha gettata. Ecco cosa vuole. Non è vero? No, senti... Io non debbo più respirare. Non devo cancellarmi dalla fronte il marchio con cui ha creduto di bollarmi. Questo vuole. Lasciami. Ah, se gli do questa soddisfazione di rimanere nascosta nel fango come un verme che lui possa calpestare quando gli pare. Se gli do questa soddisfazione, allora magari
Sarebbe anche capace di mantenermi, di darmi da mangiare, da vestire. A me e a voi. È questo che ti ha proposto? No, senti, Marta, non sì, c'è. Sì, è questo, lo so. Ho indovinato. Vuoi che non lo conosca? Che non sappia come ragiona con la sua testa? No, senti, Marta, non c'è solo questo. Sì, sì, è proprio questo quello che ha detto, ma non c'è solo questo. Che altro c'è? Sono certa. Che cos'altro ha avuto il coraggio di dirti? Niente. Non ha detto niente altro. Ma ci sono cose che non si dicono, che non si direbbero mai e che non si possono nascondere. Ha rimorso. Gli manca il coraggio. Sì, sì, anche questo. Ma non solo questo. Io credo che se tu gli scrivessi come tu sai scrivere. Io? Scrivere a lui? Non aspetta altro, capisci? Ha cercato un pretesto per... No, perché non gli scrivi? Ah, guarda, mamma, se dovessi chiedere l'aiuto di qualcuno, io, guarda, piuttosto a un altro scriverei. A Roma. Ah, no, Marta. Questo no. Ma no, ma no, mamma, sta tranquilla. Non scriverò né a lui né a nessun altro. Io non voglio che nessuno mi aiuti. Ci penso io. A me e a voi. A quel posto non sei ancora certa d'averlo. E se non te lo danno? Siamo sul lastrico, Marta. Sul lastrico. Marta? Ciao! Buongiorno, sono la maestra Iana, vorrei parlare col direttore. Scala a destra. Grazie. Signora Ayala, onorato, onoratissimo. Dunque, lei viene a far parte del nostro corpo insegnante. Me ne rallegro, cara signora. Diploma a pieni voti. Un ottimo elemento come lei ci onora. Grazie. La supplenza riguarda la prima classe preparatoria. Prego, secondo. Ecco, 12 allievi. Tutti buoni elementi, sì, in sostanza buoni elementi, abbastanza buoni, avendo però l'avvertenza... Mi permette di parlarle confidenzialmente, cara signora? Certo, dica. Per il bene suo, della scuola, di tutti. Io non sono di questo paese, vengo da fuori. Sì, lo so. Mi trovo qui da poco tempo. Sono del tutto al di fuori e direi al di sopra di certe situazioni locali. Ne ho soltanto, ecco, notizie indirette, voci di risentimenti, maldicenze, capisce? Insomma, ci vuole prudenza, se mi permette, e fermezza di intenti. Ma prego, s'accomodi. La cattedra è sua. Anche la figlia di un notabile locale aveva concorso per questo posto. La signorina Breganze. Lei la conoscerà? Sì. È la figlia di Don Breganze, il consigliere comunale. Sì, la conosco. Io no, e non me ne importa niente. Ma questo ha provocato, anche in relazione a certi fatti accaduti qui in paese, lei mi capisce, vero? Ha provocato delle proteste. E per giunta le segnalo che fra le allieve della sua classe lei troverà... Eh sì, purtroppo. Troverà un'altra figlia del cavalier Breganze. Difficilina, a quanto mi risulta. Che ha già creato un'atmosfera non favorevole tra le allieve. Un'atmosfera, direi, quasi ostile. E allora? Prudenza
e fermezza, cara signora. Io sono felice e onorato di averla con noi e la sosterrò come è mio dovere. Sono certo che lei vorrà, saprà superare gli scogli. Mi raccomando. Può contare su di me, signor direttore. Bene. Venga, prego. Signorina, esco con voi. Signorina Anchisi. Assente. E signorina Andronico. Assente. Signorina Barletta. Assente. Signorina Breganze. Presente. Per favore, signorina, non per me, ma per osservanza del regolamento, si alzi. Presente. Oggi con l'intrigo si arriva proprio tutto. A tutto non si salva nessuno. E chi fatica per tanti anni, onestamente, onoratamente, deve trovarsi alla stessa stregua di una... E come l'ha accolta il direttore? Come ce l'ha presentata? Che vergogna! Perché è protetta? Ma guardatelo. Guardatelo come scodinzola. Buongiorno, signora. Buongiorno, signor direttore. Come andiamo oggi? Come andiamo? Abbastanza bene. E quanti allievi si sono presentate oggi? Molte più di ieri. 9. Oh, bene, benissimo. Vedrà, vedrà, si presenteranno tutte. Niente paura, cara signora, mi raccomando, niente paura. Prudenza e, se occorre, fermezza. Niente paura, niente paura. Grazie. La donzelletta viene dalla campagna, in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba. E reca in mano un mazzolino di rose e di viola. Perché ride, signorina? Perché è una sciocchezza. Vuole spiegarsi? Le rose fioriscono di maggio. E si alzi in piedi quando risponde, per favore. Le rose fioriscono di maggio, le viole in marzo. Dunque non ci può essere un mazzolino di rose e di viole. Lei ha ragione da un punto di vista realistico. Ma il poeta ha voluto dare l'immagine di una ragazza di campagna che scende al paese con dei fiori che ha raccolto. Onde, siccome suole ornare, ella si appresta di mani al dì di testa. Ho spiegato l'intento del poeta, non mi pare che sia ancora da ridere. Io non rido del poeta, adesso. Vogliamo continuare? Di mani al dì di festa, il petto e il crino. Signorina Breganza, io non so di che cosa lei rida e non voglio saperlo. La prego però di non disturbare la lezione. Cosa faccio io? Disturba, signorina. Perché rido? Sarebbe bello che me lo proibissero. In classe, mentre faccio lezione, devo proibirglielo. Ma lei non è neanche la nostra insegnante. È solo una supplente. E chissà fino a quando. Esca di classe, signorina. Le ho detto di uscire. E io non voglio uscire. Ah, no? Fuori. Non mi tocchi, non voglio le sue mani addosso. Non le vuoi, eh? Via, esci. Non mi tocchi con quelle mani. Signor direttore. Alzare le mani in faccia a mia figlia. Neanche Dio deve permettersi. No, scusi, veramente. Io, che sono suo padre, non ho mai osato fare una cosa simile, mai. Se lo permette la signora maestra, Ayala o Pentagora? Scusi, non è esatto a quanto mi risulta. Siamo forse tornati ai tempi oscurantistici dei gesuiti, quando si impartiva l'istruzione colpi di ferro sul sedere, eh? È per questo che abbiamo fatto l'Italia, Garibaldi non è esistito, e Porta Pia. Permetta, non si tratta di Garibaldi. Non si tratta di questo, non si tratta di quello. Ma intanto si tollerano comportamenti riprovevoli, anzi peggio. Si cerca di diminuirli, addirittura di negarli e mettere tutto a tacere, ma i tempi sono cambiati, signore mio, sono cambiati. Cavalier Breganza, mi ascolti. Lei sta dicendo delle cose ingiuste.
Forse parla così perché è agitato, scosso. Posso anche capirla, ma deve liberarsi da ogni pregiudizio. Le assicuro che io ti entro soltanto per affermare la verità. Signori, prego. Oh, santo Dio, signor ispettore, gli spieghi lei che la signora maestra non ha schiaffeggiato nessuno. La mia inchiesta... Io esigo pronta e ampia soddisfazione, signor ispettore. Pronta e ampia, mi sono spiegato? Pronta e ampia. Eh sì, per Dio. Perché se la signora maestra vanta valide protezioni e amicizie, io posso reclamare giustizia più in alto, molto più in alto. Sì, sì, lo credo, ma per la verità... E questo... Non solo per l'offesa fatta a me, alla mia cara figliuola, ma per la morale oltraggiata di tutto un paese. Un paese scandalizzato, sdegnato. Ma lo sa, signor ispettore, a quale donna è stata affidata l'educazione delle nostre fanciulle innocenti? È una immoralità imperdonabile. E lo dichiaro qui, pubblicamente, senza mezzi termini. O ci rimediano loro, o ci rimedio io. Consigliere, spessimo. O ci rimediano loro, o ci rimedio io. Un paese scandalizzato per le offese fatte a sua figlia. Sua figlia. C'è poco da ridere, signor mio, poco da ridere. Sua figlia, ma se sanno tutti che è figlia sua quanto mia o tua. Ma sei matto a dire certe cose? Come non è sua figlia? Miserie, signor direttore, lei non è di qua e certe miserie non può conoscere. Per questo, vede, forse non può valutare nella giusta misura la situazione della signora Ayala. E io lo prevedevo, ma chi ascolta Cassandra? Uno si lascia trascinare dal cuore e il cuore è il gran nemico della ragione. La signora Ayala come insegnante si è guadagnata tutta la mia stima e in questo caso, creda, è stata gravemente provocata. Ammesso, ammesso. Purtroppo l'ingegno e la volontà di far bene non bastano. Bisogna pur guardare alla vita privata, la quale, signor mio, ha il suo peso sul rispetto che le allieve devono all'insegnante. Qui purtroppo, con un serio provvedimento a carico della signora Ayala, dovremo prenderlo. E cioè? So, è una situazione penosissima. Sono in miseria. Si tratta di pane, lo so. Ma che posso farci io? Posso mica mettermi io solo contro tutto il paese. Orazio solo contro Boezia tutta. Non vorrà mica toglierle l'incarico, signor ispettore. Tenga presente, signor direttore, che il cavaliere ufficiale Breganze è il membro più influente del Consiglio Comunale e uno dei grandi elettori del nostro Alvignano. Non vorrà che anche il comune gli si volti contro, proprio adesso che il suo famoso discorso alla Camera sul bilancio dell'istruzione gli apre tutti gli orizzonti. Ah! E tu per sostenere Alvignani sei pronto a... Eh già, il grand'uomo deve avere glorie e onori dopo aver gettato nell'ignominia e nella miseria un'intera famiglia. Spiano! Attento a come parla. Lui a Roma in Parlamento. E quella povera disgraziata qua a crepare di fame. Senti, o scrivi tu al tuo amico onorevole Gregorio Alvignani che trovi un rimedio a tutto questo, o gli scrivo io un letterone di improperi da seppellirlo di vergogna. Bravo, bravo, bravo. Ma io non ho mica ancora detto... E bada che non scherzo, eh? E bada che faccio uno scandalo, io. Famoso discorso. E allora approfitti della sua posizione per aiutare quella povera disgraziata. Può farlo, se vuole. Uno scandalo faccio. Altro che il cavaliere ufficiale Breganze. Bravo, bravo, bravo. Calma, signor mio, calma. L'ira è cattiva consigliera, signor mio. Troveremo un modo. Certo, una soddisfazioncella a Breganze dovremo dargliela. Anche per il bene dell'insegnante, della signora Ayala. Un modo lo troviamo. Lo troviamo. Un modo. Ecco, ecco. Senta, signor direttore, facciamo così.
Lei persuada la signora Ayala a darsi ammalata per una quindicina di giorni. E io, nel frattempo, molto riservatamente, scriverò a chi devo scrivere. Sistemeremo le cose nel migliore dei modi. E le faremo avere un posto da un'altra parte. Una quindicina di giorni per malattia. Facciamo pure così, ma ho la sua promessa. Certo. Certo. Concessa, tu vuole salutare. Non è finita. Figlia mia, devi farti una ragione. Non puoi illuderti ancora. Non è finita. Il direttore mi ha detto che il posto non me lo tolgono. Me lo ha assicurato. Solo 15 giorni per malattia. Non è finita. Ma i 15 giorni sono passati e non t'hanno richiamato, anzi. T'hanno detto di chiederne altri 15, perché? E se non ti richiamano nemmeno questa volta? Oh, Marta, Marta, siamo alle strette. Fra un paio di settimane ci tolgono i mobili, la casa. Pensa anche a noi, a tua sorella, a me. Non c'è alcun modo, Marta, lo sai. La casa, i mobili, è il padre di Rocco che ce li toglie. Ci mette sul lastrico. E cosa faremo in mezzo alla strada, noi tre? Non rinuncia al posto prima che te lo tolgano. No. E scrivi a Rocco. No. Non c'è altro modo per salvarci, Marta, no. Credimi. No, no. Cerco rifugio anch'io, come lei, in un sogno continuo. E conoscendo l'animo suo forte e invitto, amica carissima, sono certo che lei ha sempre saputo elevarsi sopra le miserie e le volgarità dell'esistenza quotidiana, sopra il gioco livellatore delle convenzioni sociali, ostacolo a ogni ascensione verso una idealità. Ma so bene, amica mia, quanto le è toccato di soffrire. E purtroppo i mezzi di cui dispongo per manifestarle rispettosamente tutto l'animo mio sono così meschini e ristretti. Tuttavia ho osato prendermi spontaneamente la libertà di fare quanto sta in me per liberarla dal fango che la circonda. Ho ottenuto per lei il trasferimento e la nomina a insegnante titolare in una delle migliori scuole del capoluogo. La supplico, amica carissima, di concedermi che almeno da lontano io mi prenda cura e mi ricordi di lei.
Non piangere, mamma. Qui non lasciamo che tristi ricordi. Ah, ma questa è la casa dove sono venuta sposa. Questi nostri mobili, voi siete nati qui. La mia vita è passata tutta qui dentro, fra questi oggetti che adesso non sono più nostri. Ma noi ricominciamo adesso. Una vita nuova, mamma. È come uscire da un incubo. Vieni, andiamo. Sapete chi c'è qui sotto davanti a casa? Il padre di Rocco. Antonio Pentagora qui. A vederci partire, in pace. Lo vedi? Che cosa ti lasciamo alle spalle, mamma? Vieni, andiamo. Almeno non faccio morire i fiori. Alla stazione. Le lettere che Marta Ayala ha scambiato segretamente con l'illustre avvocato Alvignani vengono scoperte dal marito. Sono lettere innocenti in cui lei scrive soltanto di argomenti culturali e sociali. Sono lettere innocenti. Ma Rocco non ha dubbi. Si tratta di adulterio, di tradimento. Rocco, fuori! No! Fuori da questa casa! No! No! Fuori! 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 Chi è il bambino? Ma no, questo no! Il bambino è un infame!
Scacciata dal marito di cui è incinta, Marta ripara in casa dei genitori, ma anche qui si scontra con una vecchia mentalità. Il padre si sente così bollato dalla vergogna che decide di abbandonare la conduzione della conceria e di chiudersi in casa per sfuggire allo scherno e al disprezzo della gente. Tu resta lì. Io di qui non uscirò che morto. Nonostante il forte carattere, le disavventure traumatiche hanno conseguenze sulla gravidanza di Marta. Le doglie arrivano premature e il bambino muore. Anche il padre, confinato nella sua assurda clausura, soccombe agli avvenimenti. Senza la guida del vecchio Ayala, l'andamento della conceria, affidata a un parente velleitario e impreparato, peggiora rapidamente fino al fallimento. La situazione economica di Marta, della madre e della sorella si fa grave. E io vi denuncio. Vi denuncio e vi faccio fallire. Rocco, nonostante tutto, è rimasto attaccato alla moglie. Forse è ancora possibile una riconciliazione. Perciò chiede al padre di intervenire per evitare il fallimento. Ma il vecchio rifiuta e rivela che tutti i crediti sono in mano sua. La vendetta contro Marta e la sua famiglia sarà completa. Rocco. Rocco, ascoltami bene, tu sei pazzo. Ma io no. Marta, che già da tempo aveva ripreso in mano i libri per essere pronta a mettersi a lavorare, tira fuori il suo diploma e si affretta a cercare un posto di maestra per provvedere almeno al sostentamento. Anche nella scuola, pregiudizi e ostilità. Il posto le viene dato e subito tolto. Il marchio di donna indegna le pesa addosso indelebile. A favore di Marta, quando ormai ogni via di uscita sembra chiusa, interviene l'avvocato Alvignani che senza volerlo è stato la causa di tante disavventure. Eletto deputato e trasferitosi a Roma, può ora aiutarla. Ottiene per lei un posto di insegnante titolare in un istituto del capoluogo. Marta, con la madre e la sorella, lascia il paese, la casa, tutto, anche i brutti ricordi. Alla stazione. Thank you.
Ecco che è venuta a fare qui in città. Ecco perché ci abita. Ah, io guarda, ne ero certo, sai, certissimo. La pesca continua, anzi, peggio. Ah, ma io questa volta vado in fondo, eh. Io li rovino, io li faccio sorprendere, tutti e due. Io li rovino. Io li mando in galera, tutti e due. Sì, faccio pubblicare tutte quelle lettere. Ah, allora ridiamo. Ah, se ridiamo. Io quelle lettere le rendo pubbliche, li copro di vergogna. Tu quelle lettere avresti dovuto bruciarle già da un pezzo. Tu ti renderesti ridicolo. Allora, non lo capisci. Allora devo sopportare che mia moglie sia l'amante di quella canaglia. Pubblicamente. Eh sì, pubblicamente ormai. Perché è come se convivessero. Tutti e due qui, nella stessa città. Con la casa di lui a disposizione, ma io li rovino, sai. Malvignani non abita qui. Vuoi farmi parlare o no? Ma come, non abita qui? No, sta a Roma. La villa è disabitata. Il custode non lo vede da quando è stato eletto deputato. Ma allora perché Marta ha ottenuto quel posto proprio qui, eh? Perché? Certo è stato lui a fargliela avere, no? Perché? Così, per niente. Ma fai sempre i soliti discorsi. Torni sempre da capo. Ma insomma, ammetterei che qualche obbligo di riparazione a Vignani ce l'aveva. E lei, Marta, che male fa se lavora? È una donna forte, coraggiosa. Sì, sì. Sì, sì, hai ragione. Io devo vederla. Devo parlarle. Io ho bisogno di lei. Adesso basta, su. Andiamo dalla mamma. Ci sta aspettando, poveretta. È sola, malata. Abbiamo così poco tempo per stare con lei. Sì, sì, andiamo. Le bambine sono così buone. Mi sono affiatata benissimo. Ma lei è ancora giovane. Le allieve sono giovani anche loro. L'affiatamento si fa quasi per legge di natura. Signora direttrice, desideravo chiederle un favore. Sì? Ecco, io vorrei dare, se lei permette, delle lezioni private. Sa, da quando sono qui in città, in questa scuola, ho voglia di lavorare di più, di fare tante cose. E poi, forse lei non lo sa, ma io carico mia madre e mia sorella. Brava, brava, per me non ci vedo nessuna difficoltà. Anzi, cercherò di indirizzarle delle allievi. Grazie. Ma se lei è così buona volontà, perché non pensa a prepararsi per gli esami da professoressa? Da professoressa? Perché no? Lei è molto dotata. Ha davanti a sé tante possibilità. Qui nella biblioteca dell'istituto può trovare tutti i testi che le occorrono. Conosce la nostra biblioteca? No, non ancora. Ah, venga, signorina, venga di qua. Le opinioni dominanti sono false, secondo voi, illustri letterati? Le credete ingiuste e dannose o no? Beh, allora ribellatevi, per Dio. Invece di riderci su nei vostri versi e nelle vostre prose da pagliacci. Sì, sì, ma anche l'ironia. Ah, da pagliacci. Da un canto piegano il collo al gioco e dall'altro scrivono, facendo smorfie e sgambetti per deridere la propria schiavitù. Ma l'arma del ridicolo, anche Dickens, anche Heine. Ah, tristi buffoni, tristi buffoni. Non è d'accordo, signorina. Su cosa? Ma di che cosa si tratta? Una lite? No, no, per carità, io e il professore, no. No, io ce l'ho con la vita imbelle e servile dai nostri intellettuali, che fingono di credersi rivoluzionari e anticonvenzionali, cavandosela poi con dei giochi di parole. Non è d'accordo, signori? Oh, già, ma certo, lei sarà contro di me. La donna per sua natura è conservatrice. Conservatrice io? Io guardi, per me contro le convenzioni. Ah, oh, perbacco! Questo sì che si chiama parlare. Andremo insieme sulle barricate noi due. Allo San Juan della Patria. Basterà che lei appaia con la bandiera in mano e tutti saranno pronti a morire per lei. La signorina Ayala non vuol far morire nessuno. Pensa a prepararsi per gli esami da professoressa. E se loro avessero la cortesia... Ah, no, no, non dico a lei, professore. So che lei è troppo impegnato nella stesura del suo dodicesimo volume. No, tredicesimo. Una storia della nostra città in 13 volumi. No, in 14, più un appendice per i nomi e i fatti memorabili. Io, signorina, sono libero, liberissimo. A parte la scuola, libero, liberissimo. Io ho dato gli stessi esami appena un anno fa. So tutto quello che occorre attualmente e per me sarà un piacere, un onore indirizzarla. Guardi, le posso dare subito un volume. No, due. Sono qui. Ma erano qui. Erano qui. Qui, qui, qui. Canta, Gardellino, canta!
Sì, sì. Questa è la mia vita. Le alunne, la scuola, lo studio. La serenità di mia madre e mia sorella. Nient'altro. Nient'altro. Quei che a te si prostrar nei giri denti van pregando un cenno innamorato. Il cardellino è uscito dalla barbietta. Ma lo sapete che due professori della mia scuola, tutti e due mi fanno la corte? Ma davvero? Racconta. C'era da immaginarselo, per carità. Sei prudente. Prudente? Se li vedessi. Uno è grosso così. L'anzianotto si chiama Pompeo Mormoni. Tuona quando parla, sembra un cannone. E per darsi importanza si atteggia a dinamitardo e a rivoluzionario. Sociale. Buona? Buona. L'altro è giovane, si chiama Nusco. È gentile, ma di una timidezza, balbetta perfino. Dunque, oggi, appena il mormone è uscito dalla biblioteca, Nusco si avvicina, tutto emozionato, dice: se permette, sono versi miei, per lei. E mi porge un foglietto. Quindi attacca. Quei che a te si prostrar nei diri denti, in van cercando un cenno innamorato, pum, colpo di scena. La porta si apre, entra il mormone, colpito che gli trema gli occhi da basilisco, e Nusco cerca di nascondere il foglietto, ma il mormone ha fatto in tempo a vederlo. Ah ah, tuona, il cardellino è uscito dalla gabbietta. E Nusco, stravolto, dice: stavo leggendo dei versi di Ugo Foscolo. Noi tre, così, insieme, sempre, saremo felici. Oggi Carducci non è noto solo poeta. C'è il D'Annunzio di Cantonovo. E Pascoli. Davvero conosce Pascoli? Ho letto Miriccio. Brava. E i romanzieri chi ama di più? Quelli francesi. E gli italiani? Ne conosco pochi. Mievo, Giovanni Verga e D'Annunzio. Ah, ha letto Il Piacere, L'Innocente. Sì, ma non amo molto D'Annunzio. Allora, legga Il Marchese di Roccaverdina, di Luigi Capuana. Glielo posso imprestare io. Davvero, lei si tiene al corrente? Come posso? Noi qui siamo un po' tagliati fuori. Come vorrei vivere a Roma o a Parigi. Anche se dovessi fare la fame, essere a contatto con tanta intelligenza, con tanta spiritualità. Se c'è qualcosa in me di buono, di valido, potrebbe esprimersi, illuminarsi. Così invece, a volte mi sento soffocare. I miei slanci muoiono. L'entusiasmo mi abbandona. Anch'io ho sempre sentito il desiderio, il bisogno di un ambiente più ricco di interessi intellettuali. Anche lei? Sì, ma se lei ha veramente in sé la vocazione dello scrittore o del poeta, troverà modo di esprimersi. Qui o altrove, non c'è bisogno né di Roma né di Parigi. Grazie, grazie signorina. Come può bastare una parola, una sola parola di una donna gentile e bella per deprimere o innalzare un uomo? Lei ha in sé qualcosa di così forte, di così misteriosamente suggestivo. Forse è quell'ombra di malinconia che sembra velare il suo cuore. Perché? Posso chiedere perché lei che dalla vita può aspettarsi le cose più belle, sembra che voglia nascondersi, nascondere la sua bellezza. Professore, lei adesso sta improvvisando un poema e non abbiamo ancora cominciato il nostro lavoro oggi. Sì, sì, lavoriamo, lavoriamo. Un momento. Grazie.
fatto, Marta? Dove li hai presi i soldi? Li ho rubati. Non penserete mica che l'ho comperato. L'ho preso in affitto. Va bene lo stesso, no? Adesso ho molte lezioni private. Grazie. Grazie, Marta. Non credevo proprio che avremmo ancora avuto delle giornate così felici. Davvero, Marta, è per merito tuo. È ottimo. Qui c'è un tasto sottotono, ma basterà accordarlo. È migliore del mio suono. Suona. Bambini, scendete, vi aiuto. Fai un salto, via. Oltre una gran sete. Sì, c'è un'aria così affusa. Chi la vuole? Brava. Lei sa molto fare quei bambini, signorini. Davvero? Non lo pensavo di me. Forse perché sono femmina. Coi maschi non so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu vai di là. Signorina. Cosa fa lei qua? Io. E lei? Correvo. Avevo voglia di correre. Di correre. Mio Dio, com'è bella. Un momento così. Un incontro così io. L'ho sognato per anni. Lei è così. Ecco, ti trovi sempre tutte le scuse per non cominciare mai a studiare, eh? Aspetti qui, faccio in un momento.
Ma è bellissimo. Papà ha venuto in licenza dall'Africa e guardi che bel vestito mi ha portato. La signorina Yala, da lezioni private Giulia. Capitano Bertini, piacere. Sembra la regina sei tu. Presto la porteremo in Italia, lei e Menelik. E li mostreremo in un circo incatenati. Oh. Vieni, andiamo a studiare. Maria la sua musica, la mamma i suoi fiori. Per loro è ripresa di nuovo la vita, calma, serena. Per loro va bene così. Ma io, tutto morto per me, vivo solamente per lavorare. Che bel risultato. Esclusa per sempre dalla vita. E così dovrò riempire d'ombra i miei giorni futuri. Soffocare i desideri che si rivestano in me. Ecco in ordine, onorevole. Perfetto. Perfettissimo. Perfetto, perfetto. Ma intanto queste rughe non se ne vanno più. Onorevole, ma cosa dice? Lei dimostra 10 anni di meno. 10 anni di più, caro Mario, da quando sono a Roma. La vita politica è brutta e snervante. Insugne, arrivismo, interesse privato. Ma proprio così, onorevole. Sullo scandalo della Banca Romana se ne sentono delle belle. Ma è vero. È vero che sia Crispi che Giolitti ci sono dentro con affari personali poco puliti. Tutte le parti si sono coinvolte. E per questo è così difficile appurare la verità e renderla pubblica. Ah, basta, basta. Ho bisogno di cambiare aria. Beato lei, onorevole. Se ne va al sole del sud. Eh sì, un periodo di riposo mi farà bene. Riverisco, onorevole. E mi scusi. Mi scusi se mi sono permesso la libertà di certe domande. No, niente, niente, Mario. Arrivederci. Arrivederci, onorevole. Ah sì, partire, partire. Troppo lavoro sedentario, troppo logorio nella battaglia politica, troppo disgusto. Si dimentica che esiste qualcos'altro, qualcosa di molto più importante. Vivere, vivere. Ecco il grido che mi è scoppiato dal cuore, tra le tante cure inutili e vane, gli intrighi e le falsità in quel pandemonio della capitale. Il sole, la beatitudine immensa, azzurra e verde, del cielo, del mare, della campagna. Ho sentito la voce sincera della nostra natura e sono fuggito. Eccomi qui in città, amica carissima. Percorro le strade che lei percorre, respiro la stessa aria che lei respira e mi sembra di rivedere il mondo sotto un aspetto nuovo, il solo vero ed eterno, perché il solo che risponde al nostro desiderio insopprimibile, al nostro bisogno di gioia. Vivere, amica carissima, vivere.
Le unisco un biglietto di invito per una conferenza che terrò mercoledì all'università. Venga, Marta, venga. Si accompagni con la direttrice del collegio. Vedrà di che luce si accenderanno le mie parole, sapendo che lei sarà lì ad ascoltarle. Devo farle i saluti di un suo illustre amico, l'onorevole Alvignani. Ieri, dopo la conferenza all'università, mi ha chiesto di lei e mi ha incaricato di salutarla. Non sapevo che lo conoscesse. Come lo conoscono tutti, più o meno, là da noi, sa. A casa dove abitavo io, al paese. La sua famiglia è originaria di là. Infatti, me lo ha detto. Mi ha chiesto come mai lei non era venuta. Ah, è stata una conferenza bellissima. L'onorevole Alvignani è un oratore nato, ha il dono della parola. Mi ha svolto il tema in un modo veramente brillante e profondo. Quanti applausi, un trionfo. Una vera occasione culturale di alto livello. Che peccato che lei l'abbia persa. Perché non è venuta? Avevo una lezione privata. Mi spiaceva mancarla. Peccato, peccato. Una vera occasione culturale. Marta. Marta. Non doveva. Perché? Avrei voluto avvertirla, ma non sapevo dove scriverle. Perché non è venuta all'università? Io l'ho cercata nella sala. E quando ho visto che non c'era, non ho capito più niente. Non ho nemmeno ringraziato il pubblico che applaudiva. Non ho voluto venire. E lei non doveva cercarmi. Ma aspetti un momento. Marta, la prego, dopo tanto tempo. Questa è la prima volta che la vedo da vicino, che le parlo. È la prima volta che sento la sua voce. Eppure ci conosciamo. Oh, Marta, mi sembra un sogno. Ho tanto desiderato di avvicinarla, di parlarle. L'ho sempre vista soltanto da lontano, irraggiungibile. Sa quante volte ho letto e riletto le frasi in cui esprimeva il suo stato d'animo, il suo cuore. E adesso finalmente io ho stretto e ho baciato la mano che ha scritto quelle frasi e vedo davanti a me gli occhi che hanno letto quello che io scrivevo. Ma perché non mi parla? La sua voce è rivolta a me. Adesso finalmente posso ascoltarla. Quante volte ho immaginato sentirla parlare. Io ho sempre pensato a lei in tutto questo tempo. Sempre? Sì, sempre. Perché non ha mai risposto alla mia lettera? Perché? Mi ascolta, Marta. Com'è? Ma lei non mi ascolta. Marta, cosa pensa? Ah, sì. Sì, la lettera. Quando? Quella che l'ho scritta da Roma 2 mesi fa. Le dicevo del suo trasferimento. Era una buona notizia che le davo e io mi aspettavo una risposta da lei. Sì, io avrei dovuto rispondere. Io ho aspettato tanto. No, non è il ringraziamento che volevo, lei lo sa benissimo. Era una sua lettera che aspettavo. Io volevo un suo scritto. Leggere tra le righe il suo pensiero non detto. Contavo i giorni e dicevo domani. Io non so più quello che dico. Parlo. Io qui al mio fianco di una bellezza nuova. Mi sembra che intorno a noi l'aria sia diventata di fuoco, che siamo soli al mondo. Io non vedo altro, non sento altro. So soltanto che sono accanto a te e che ti parlo e che tu mi ascolti. Ma dove andiamo? Da quanto camminiamo? Chissà, il tempo non esiste più. Qui c'è la mia carrozza. Vieni, andiamo a fare una passeggiata. Ma io devo tornare. Ma no, c'è tempo. Vieni, Marta. Vieni.
Io abito qui. Era la casa di mia madre. Guarda che vista. Ti piace? Si vede il mare. Sembra di essere fuori dal mondo. Ora vado. Torno a casa. Perché, Marta? Sì, via, subito. No, no, aspetta. Non dovevo venire. Non dovevo venire. No, non fare così, Marta. Oh, Marta, è tutto così meraviglioso. Marta. Marta mia. Andiamo, vieni. Così doveva finire. Tutti l'hanno voluto. Tutti hanno voluto credere che fossi la sua amante. Ebbene, adesso lo sono. Marta, come mai più presto del solito? Più presto del solito? Ho lasciato una lezione. Ho un po' di mal di testa. Oh. Ciao, Maria. Ciao, Marta. Che stupida. Che femminella. Cedere così. Una vendetta. Ho commesso la stessa colpa di cui innocente ero stata accusata. Ho vendicato la mia antica innocenza offesa. Mia Venere. Tante fiori di vetro. Ma tu mi ami. Il tuo corpo è qui, non il tuo sentimento. Ti dai senza concederti. Forse dovevi mettere un po' più di noce moscata. Trovi? Marta, dico a te. Cosa? Maria dice che manca di noce moscata. No, è buonissima. Però forse Maria ha ragione. Cosa vuoi? Ero ancora tutta scombussolata dal temporale. Quale temporale? Ma come il temporale di oggi, no? Ah, sì. Ero a lezione. Io ho bruciato l'ulivo. E così dopo è venuto subito il sole. Fortuna che abbiamo fatto in tempo a mettere a riparo i vasi di fiori. Ero in cucina. Sento un gran tuono. Vuoi vedere? Dico che fra poco grandina. Corro in cortile, un cielo scuro. Non si vuol morire. Sfido.
Anche quando il cervello è offuscato di pensieri, il corpo trova tanta ragione di godere. Nella mitezza della stagione, in un bel bagno d'estate, accanto a un buon fuoco d'inverno, mangiando, dormendo, passeggiando, gode il corpo e non ce lo dice. Quando parliamo noi? Quando riflettiamo? Solamente quando siamo costretti da cause avverse. Mentre poi in quelle che ci danno diletto, il nostro spirito riposa e tace. Pare così che il mondo sia soltanto pieno di mali. Un'ora breve di dolore ci spaventa lungamente. Un giorno sereno passa e non lascia tracce. È un'osservazione originale. Giustissima. Un giorno sereno passa e non lascia traccia. Ma per me non vale. Oggi mi sento leggera e felice. Questo giorno non lo dimenticherò. Le due rive del Mississippi presentano un quadro dei più straordinari. Sulla sponda occidentale spiegansi immense pianure che figurano come un mar di verdura, le cui onde erbose, sempre più allontanandosi, sembrano scendere nell'azzurro del cielo e quivi svaniscono. Ma ecco la scena cangiarsi tutta sull'opposta riva. Pendenti sopra la corrente del fiume, ammonticchiati sulle rupi e sulle montagne, dispersi in mezzo alle valli, alberi di ogni forma, di ogni colore, di ogni fragranza. Si mescolano, crescono insieme, si alzano in aria ad altezze che stancano lo sguardo. Ma no, no, Marta, io non penso affatto a partire. Ma cosa te l'ha fatto supporre? Sei qui da più di un mese. Dovrai pure tornare a Roma un giorno o l'altro. Ma sì, sì, naturalmente. Lo vedi che ci stai pensando? Non capisco, Marta, perché sei così sospettosa verso di me. Che io parta per Roma non vuol dire lasciarci. Vedremo, decideremo insieme. Ma se tu mi ami, non sarà difficile. Mi aspetterai qui o verrai via con me. Sai bene che io non sono libera. E poi c'è mia madre, mia sorella. Ma perché ti tormenti così? Io sono qui con te, sono pronto a tutto. Io voglio solo farti contenta. Farmi contenta? Come? Mm? Come? Se lo sapessi, non faccio che pensarti giorno e notte. Tu non sai che notte passo io. Ma com'è possibile non tormentarsi nella mia situazione? Quando sono lontana da te non vedo l'ora di raggiungerti, per non restare sola con i miei pensieri, di cui non posso parlare con nessuno. Povera Marta. Non sei felice, questa è la verità. Tu ti rimproveri ancora e sempre la nostra relazione, e me la rimproveri. E non ti dà né gioia né conforto, ma solo rimorsi e amarezza. Ti stanco, vero? Ma tu pensi troppo, Marta. Se mi amassi di più, penseresti meno. Ma io non voglio pensare. Oh. Non pensare più a niente. Annullarsi. Giorno! Giorno! Signorina Marta, buongiorno. Volevo salutarla. Vado via. Sono stato trasferito. Mi dispiace. Ho chiesto io il trasferimento. Ho preferito allontanarmi di qua.
Fino a che fossi rimasto qui non avrei potuto liberarmi da certe illusioni, certe speranze che, l'ho ben capito, sono destinate a rimanere vane. E dunque, signorina, io la saluto. Le auguro ogni bene, di tutto cuore. Ogni bene. Ogni bene. Ha cercato altre volte una forma di conciliazione a tuo padre che l'ha impedito, e anche Marta. Beh, Marta bisogna capirla, poverina. L'hanno coperta di infamia. Ma se un errore c'è stato, quello l'ho commesso io, non lei. E me ne sono pentito. E me ne pento meramente ogni giorno. Sai, un momento di debolezza, ma sarei presto ritornato in me. Se il marito non avesse fatto scoppiare quello scandalo vergognoso con una leggerezza incredibile. Tu mi conosci? Non sono uomo d'avventure facili, io. Non bisogna mai compiacersi troppo di un sogno. Uscirne prima che la realtà ti svegli. E la realtà è sempre amara, carica di morsi, dubbi, responsabilità gravose. Adesso Rocco si è proprio deciso. Allora tu non hai nulla in contrario. No, ma insomma, ti ha spiegato, no? Mi sono preso un periodo di riposo perché ero stanco di Roma e della politica. Beh, meglio così. Perché sai, io non mi aspettavo di trovarti in città. Quando ti ho incontrato mi sono tornati tutti i sospetti. Allora acqua passata, eh? Parola d'onore. Ma tu sei matto ogni giorno di più. E hai ragione. Oggi più smemorata e più balordo di ieri. Bella questa vestaglia, elegante. E ne voglio comprare una anch'io, intanto che sto in città. Se ne avrò il tempo. Sì, perché la mia missione non sarà facile, sai. Tu sai come sono le donne quando si fissano in un atteggiamento. E Marta deve avere il carattere del padre. Sì, non sarà facile. Non sarà facile. Lo immagino. Ha molto sofferto, poverina. L'unico modo per convincerla è questo. Farle capire che la riconciliazione è la vera riparazione per lei davanti a tutti. La prova, il riconoscimento della sua innocenza proprio da parte di chi l'aveva accusata. E anche l'unica via di uscita da una situazione per lei senza avvenire. Sì. Sì. Ho capito. Lascia fare a me. Marco, tu qui? Vigliacco. Stavo per entrare a smascherarti davanti a quell'imbecille. Sei contento, vero? Contentissimo. E gli hai anche insegnato il modo migliore per prendermi al laccio. Adesso che mi hai avuto e ti sei stancato, vorresti ributtarmi nelle braccia di mio marito? No. No, se tu non vuoi. Che cosa ho detto? Cosa volevi che dicessi? La verità? Cosa avrei dovuto dire? Per te l'hai trovata la via d'uscita. E per me, ti pare possibile che possa accettare una simile infamia? Adesso poi, che sono la tua amante. La mia amante? No, cara, no. La mia amante. Se io vedessi in te un po' d'amore, io andrei, anzi, sarei già andato da tuo marito a dirgli, tu l'hai scacciata quando era innocente.
E adesso è mia. L'amo, mi ama. È mia per sempre. Ma tu mi ami? No, Marta, no. L'ho capito da un pezzo. Tu ti sei data a me solo per vendicarti della gente. Ed è per questo che ho visto con piacere... Sì, con piacere. Un'eventuale riconciliazione con tuo marito. Ma non per me, sai. Per te. Tu non sei felice. Questa situazione ti pesa perché tu non mi ami. E allora? Perché non vuoi tornare con tuo marito? Baci. Questa è la vera vendetta. Ti ha scacciata e coperta l'infamia quando eri innocente. E adesso che hai veramente fatto quello che non avevi fatto, hai la possibilità di tornare da lui. E allora baci. Perché non dovresti? Se tanto non mi ami. Oggi non dovevo venire. Non mi aspettavi. Perché sono venuta? Non te lo sei chiesto? Che cosa è successo, Marta? Sono incinta. Ne sei certa? Io farò. Come farò? A casa, a scuola. Dio mio. Non fare così, Marta. Una soluzione ci sarà, la troveremo insieme. Oh, Marta, perdonami, ma questo cambia tutto. Ecco, io corro a cercare il bambino. Gli dico la verità, che lasci stare, che sospenda tutto. E poi? E tu verrai con me? Con te. Lo dici perché sai che non posso accettare. Mia madre, mia sorella. Oh, basta, finiscila con tua madre, tua sorella. Loro provvederò io. Ma cos'è questa diffidenza continua? Marta, per Dio, non vedi che sono sincero? Con tuo marito no, con me neanche. Ma non capisci che ormai un'altra via d'uscita non c'è? Ma Marta, hai sentito? Rocco ti chiede perdono, riconosce il suo torto, ti rivuole. Ma ti pare possibile ormai? Ma come? Lui adesso mi rivuole. Ma adesso non lo voglio più io. Ma perché, Marta? Ma non vedi che questo ti riabilita? Non vedi che la completa riparazione? Ti rende giustizia davanti a tutti e tu rifiuti. Giustizia, riparazione. Ma tu credi che quello che mi hanno fatto lui e il babbo sia riparabile? Diranno che mi ha perdonata perché è un imbecille. E io sarò sempre la colpevole. E tutto quello che abbiamo patito, chi ce lo toglie? Marta, credi che la gente non sappia che tu sei innocente? Innocente. E chi avrà ancora il diritto di parlare? Se lui ti rende giustizia. Oh, per carità, Marta, pensaci. È stato molto convincente il professor Blandino. Ma vuole parlare anche a te? Tornerà per una risposta. Cosa devo dirgli? Niente, non voglio vederlo. Perché? Digli che ho bisogno di tempo. Marta, mamma, ti prego, non dire niente. Ho deciso così. Sarà quest'ora? Ma non lo so, forse sarà il professor Blandino, quello un po' matto. Va un po' a vedere. Scusi anche lei, signora. Cosa è successo? Nostra madre sta molto male. Non sappiamo se potrà salvarsi. Se sono venuto qui a quest'ora è proprio perché la mamma è molto grave. E cosa vuoi da me? Rocco, ti prega, e anch'io ti preghiamo di venire da lei.
Non sa niente di quello che è successo. Non gliel'abbiamo mai detto. E vuole conoscerti. Vuole vederti almeno una volta. Prima di morire. Per favore, Marta, vieni con me. Anche per Rocco. Non puoi lasciarlo solo in un momento così. E per sua madre, Marta. Sono subito pronto. Ma ha sempre vissuto qui, da sola. Venivamo a trovarla qualche volta io e Rocco. Quasi sempre di nascosto da nostro padre. Appena ci hanno avvertito che stava male, siamo arrivati. Siamo qui da 3 giorni. Vai, Marta. Dove vai? È giù ad aspettare il curato. Dovrebbe essere qui tra poco per i sacramenti. Questa, vedi? È venuta. Christam sanctam unctionem et sua piissima misericordia indulge a tibi dominus qui per sensus deli Christi. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amen. Marta, vuoi un po' di caffè? Ho sbagliato, Marta, perdonami. Ho sbagliato. Ma ti prego, lasciamo stare il passato. Io sono pronto a tutto. Qualunque cosa tu voglia, qualunque patto, io accetto tutto, tutto. Per farti dimenticare, per riparare. Purché tu mi perdoni e torni con me. No, Rocco. No. Adesso no. Io non ho niente da perdonarti ormai. Prima dovevi parlare così. Adesso io non ho più diritto a niente. Ma cosa dici, Marta? Perché? Perché adesso è troppo tardi. Capisci cosa voglio dire? Che cosa sono io adesso, lo capisci? Sono quella che tutti hanno creduto per colpa tua. Adesso sì, lo sono. Adesso è troppo tardi. La sua amante. La sua amante. Tu non hai diritto di rincacciare. Sei stato tu a spingermi da lui, a costringermi ad accettare il suo aiuto. Tu, suo padre, mio padre, gli altri. Mi avete offesa, perseguitata. Io ne ho ancora in cuore la rabbia. Soltanto lui mi ha tesorato. Ave Maria, grazia piena, Dominus, tu con bendita tu mulieri, vos benedicto frutto del ventre tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia piena, Dominus, tu con bendita tu mulieri, vos benedicto frutto del ventre tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus,
Dove vai? Vado lì. Dimmi dove vai. Da lui? Non lo so. Non lo so più. Resta con me, Marta. Non andare senza lasciarmi. Dimentico tutto, accetto tutto. Dimentica anche tu. Tutto, ma non capisci che ti ho sempre amato, sempre, sempre. Tutto quello che ho fatto, mi ho sbagliato, io ho sbagliato. Io ho fatto per amore, soltanto per amore. Io ti voglio, Marta, ti voglio. Perché era rimasto così le nostre vite? Adesso è troppo tardi. Adesso non è più possibile. Perché? Lo ami? No. E allora perché? Non mi vuoi bene? Ti voglio bene. E avrei voluto farti felice. Io lo so che tu accetteresti tutto. Tutto. Non devo. Non devo. Marta. Marta, da dove vieni? La madre di Rocco è morta questa notte. Vengo di là. Allora lo hai visto? Gli hai parlato? Sì. Gli hai detto che... Sì. È disposto ad accettare tutto. Resti con lui. No. Allora andiamo. Marta, ma che cos'hai? Ieri sera avevo preparato tutto. Avevo parlato a mia madre, ero decisa. Ma adesso... Non credo che partirò con te. Avevi ragione, io... Io non ti amo. E poi non c'è niente che ci unisce. No, Marta, è il bambino. Il bambino. È mio. È soltanto mio. Marta. Addio, Gregorio. Tu non hai riflettuto. Marta.